con Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica per parlare della distribuzione del film Mantarei al cinema da giovedì 10 ottobre 2019. Massimo, ben trovato. Ben trovato anche a te, saluti a tutti. Ti chiedo subito della pronuncia del nome del regista che è complicata. Puttipong Arompeng, che è Ok. proprio, anzi, alla fine anch'io pensavo fosse difficile, invece è proprio come si legge. Ok. Lo descrivi? Ovviamente ogni film che un distributore distribuisce dice sempre che è bello. Questa volta mi piace vincere facile, nel senso che Mantarei è un film che ha messo d'accordo tutta la critica, non solo dopo la vittoria al Festival di Venezia come miglior film nella sezione Orizzonti. È un'opera prima stupefacente, se ce ne fossero così di opere prime così belle anche in tutto il mondo e anche in Italia. L'aggettivo è proprio un capolavoro, no? Un capolavoro, e non lo dico soltanto io, lo dicono insomma tutti i critici che l'hanno visto sia a Venezia sia nella proiezione stampa. È un film che ha il patrocinio di Amnesty International perché è dedicato al popolo Rohingya, che è una delle etnie più forse perseguitate del pianeta. E in realtà la storia è una storia anche abbastanza semplice di un pescatore thailandese nelle coste thailandese che trova uno di questi rifugiati, anche se nel film non lo dicono di quale etnia sia, lo soccorre e si instaura una grande amicizia tra di loro. Il rifugiato non parla, è muto, non si sa il motivo, se è perché è muto davvero oppure perché ha vissuto talmente tanti orrori che non riesce proprio più a parlare. È un film sull'identità perse, ogni persona non ha identità in questo momento storico, sociale di tutto il mondo, tant'è vero che a un certo punto nel corso del film il pescatore scompare e lui in tutta serenità prende il posto del pescatore nel lavoro, nella sua casa e anche nei suoi affetti. Da questo momento in poi mi fermo, se no spoilero il film. La prima impressione che salta agli occhi è un'atmosfera onirica. Sì, perché è molto per immagini, ci sono pochi dialoghi. Ci sono tanti riferimenti alla cultura thailandese, c'è una sorta di, diciamo, di magia che segue su tutta la linea del film, su tutti questi aspetti più o meno nascosti sono funzionali alla struttura narrativa del film. Ha avuto uscite internazionali? È stato presentato in anteprima mondiale l'anno scorso appunto al Festival di Venezia. È vero che il regista è molto contento perché ritorna praticamente il film dove ha incominciato la storia dei festival, è stato poi presentato subito dopo Venezia in tantissimi altri festival, prendendo tanti premi, circa 18 in 18 festival diversi. In Europa è uscito in Olanda, in Francia, in Gran Bretagna, sta uscendo praticamente in Europa in questo periodo e ora tocca a noi da giovedì 10. Che uscita sarà? L'uscita classica di un film indipendente, nel senso nonostante sia un grandissimo film che ha vinto pure a Venezia, seguiremo sempre i nostri. Siamo, tra virgolette, costretti a seguire i canali indipendenti con poche sale su alcune città italiane. Anzi, io dovrei ringraziare veramente di cuore i cinema che hanno coraggio e danno spazio al cinema indipendente, sperando, questa volta credo, non saranno delusi, insomma. Quindi faremo le solite uscite nelle capozona. Abbiamo due sale a Roma, l'Apollo 11 e a Nuovo Cinema Aquila, mentre a Milano l'Anteo e il Mio Amore Beltrade, a Torino al Museo del Cinema e all'Esedra, e poi via via loro io a Bologna e dalla settimana successiva incominceremo il percorso anche nelle varie province. Fortunatamente stanno arrivando insomma delle conferme, delle richieste, quindi insomma ci sono abbastanza cinema che lo stanno sostenendo, insomma che credono nel film. Poi anche Amnesty ci sta dando una mano, organizzeremo molte proiezioni con loro che spiegheranno i Rohingya e la persecuzione a cui sono sottoposti. Quindi tante belle cose. Venerdì 11 all'Apollo 11 ci sarà una serata con il portavoce di Amnesty Italia, lo stesso venerdì anche a Torino, poi ci sarà Genova, insomma c'è tanto fermento. Sì, ecco, proprio infatti questo volevo chiederti se il patrocinio avrebbe in qualche modo dato un ulteriore contributo alla visibilità. Devo dire che
Amnesty ha amato il film, quindi ringrazio anche Riccardo Nouri, il portavoce di Amnesty Italia e tutto il suo staff, da Laura e i portavoce locali. E poi la scorsa settimana è arrivato anche il patrocinio del film della critica ad opera dell'SNCCI, e quindi insomma siamo contenti, abbiamo anche un bel sostegno. Ripeto, è gioco forza che ogni distributore dica che il proprio film è bello, ma insomma questa volta abbiamo messo d'accordo tutti, spero si possa mettere d'accordo anche il pubblico. Mantarei per la regia di Futti Ponga Ro Peng al cinema da giovedì 10 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica che lo distribuisce. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima, Massimo. Crepi il lupo, ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. Ciao.